Ladies and gentlemen, bitte Damen und Herren, señoras y señores, signore e signori, sta per iniziare e va ora in onda una nuova puntata di... La rubrica musicale a cura di e con Gianluca, che vi parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo, qui su Science Web Radio in www.sciencewebnetwork.it. Puntata numero 55 e numero 9 dall'inizio di questa seconda stagione, in onda tutti i giorni dal lunedì 1 aprile 2013 alla domenica 7 aprile 2013, ogni giorno alle ore 00, ovvero mezzanotte, e poi alle ore 6 del mattino, ancora alle ore 12, cioè mezzogiorno, ed infine alle ore 18, le 6 di sera, sempre e rigorosamente orari italiani, CET, Central European Time! Ebbene, cari amici web radio ascoltatori e naturalmente carissime amiche web radio ascoltatrici, ancora un calorosissimo ben ritrovati qui con The Rock Band History ed il vostro Gianluca che vi sta parlando, per continuare con la seconda puntata dedicata ai mitici AC/DC, questa rock band davvero planetaria che ci dà un'elettricità di energia rockettara dentro. Naturalmente pronti quindi a ripartire con questa altra puntata dedicata a questa strepitosa band, non prima però di avervi ricordato le solite cose, cioè che ci trovate nello strepitoso sito Restylato, vi piace come l'ho detta, un po' americano, un po' italiano, e dal grande e mitico Saiuz con il supporto del preziosissimo Luca, e andate quindi in www.saiuzwebnetwork.it dove troverete tutte le cose di Saiuz Web Network, cioè Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV, il palinsesto, le rubriche, le trasmissioni e tutto quello che va in onda, e stiamo davvero andando alla grande, quindi vi ringraziamo per seguirci e anche io ringrazio personalmente per tutti coloro che mi ascoltano e mi seguono, vi ringrazio di cuore a nome anche di tutto lo staff di Science Web Radio e Science Web TV, quindi Science Web Network. Vi ricordiamo gli appuntamenti dei lunedì sera importantissimi live, purtroppo in questo mese il sottoscritto Gianluca non ci sarà per alcune settimane, quindi ascoltateli lo stesso e godetevi gli ospiti che vi saranno davvero strepitosi come al solito, e se volete partecipare anche più avanti quando ritornerò e non solo, contattate sempre luca@science.com, il nostro preziosissimo responsabile ed organizzatore. Quindi andiamo avanti con The Rock Band History, vi ricordo anche il blog www.sciencewebnetwork.net e naturalmente le caselle di posta elettronica oltre a luca@science.com, fondamentalissima, la casella del grande capo info@science.com, e mi raccomando ascoltate le due chiacchiere con Science e le nostre varie rubriche e trasmissioni che nell'arco delle settimane stanno partendo, culturali e non, naturalmente ascoltate tutto, e poi la mia Gianluca@science.com se volete farmi richieste di rock band o se volete che il sottoscritto parli della vostra rock band. Ed ora torniamo agli AC/DC. Sì! E dunque, cari amici, riprendiamo dalla fine del 73, esattamente dal 31 dicembre del 1973, dove per l'appunto ufficialmente nacquero gli AC/DC. E tra l'altro vorrei anche così rinnovare gli auguri di un buon compleanno ad Angus Young, che da pochi giorni, appunto il 31 marzo, e fatalità quest'anno era proprio il giorno di Pasqua, ha compiuto gli anni. Ricordiamo che nacque il 31 marzo del 1955, come avevo già detto nella precedente puntata in cui abbiamo cominciato a parlare di questa veramente eccezionale rock band planetaria. E il 31 dicembre appunto nacquero, ed il nome fu scelto dalla sorella di Young, che lesse la scritta appunto AC/DC, quindi la sigla della corrente alternata e corrente continua, definiamola così,
e la trovò veramente adatta per esprimere quella grande potenza, elettricità e dinamismo che il gruppo ha nella sua musica, davvero eccezionale, che ancora oggi ci infiamma dentro dandoci un'energia infinita. E di quella prima formazione facevano parte anche il cantante Dave Evans, il bassista Larry Van Creed ed il batterista Colin John Burgess. Tra l'altro il 73, piccola mia divagazione, permettetemi cari amici, è anche l'anno mio di nascita. E quindi, insomma, mi piace questa... Vabbè, lasciamo perdere, scusate, la mia divagazione. E i fratelli Young però non erano soddisfatti dell'apporto vocale di Evans, e più che altro perché ritenevano che i suoi atteggiamenti anche un po' troppo glam, lui era abituato ad esibirsi con pittoresche cose, non fossero proprio in linea con il loro concetto di rock band. E così, a pochi mesi dalla costituzione del gruppo, si misero alla ricerca di un nuovo cantante e che allo stesso tempo potesse anche fregiarsi del titolo di frontman. Però Evans fece in tempo a partecipare alla uscita del primo singolo pubblicato solo per il territorio australiano dall'etichetta Albert Production, Can I Sit Next to You Girl, Rocking in the Parlor, sul lato B del, naturalmente, singolo. E qui ci eravamo fermati nella precedente puntata e adesso riprendiamo alla grande con una cosa davvero esplosiva, e non fu per caso che si imbatterono in Bon Scott, quello che poi diventò appunto il loro cantante fino alla, sappiamo, la scomparsa purtroppo. E l'originario Bon Scott, naturalmente anche lui non australiano, veniva dalla Scozia, proveniva anch'egli dalla Scozia e vantava comunque già discrete esperienze nella scena del rock, tra cui i gruppi Fraternity e The Valentines. E tuttavia, in seguito appunto ad un grave incidente motociclistico che l'aveva lasciato in ospedale per molte settimane, era stato costretto ad abbandonare temporaneamente la musica per poi ritrovarsi a lavorare come autista di autobus. E Scott, che proprio in quel periodo era stato ingaggiato dal management degli AC/DC per guidare l'autobus della band, pensate un po', fatalità, venne a sapere che i fratelli Young erano alla ricerca di un nuovo cantante e si propose come candidato ideale. E nel settembre del 1974 Scott divenne ufficialmente il cantante degli AC/DC e con i suoi 28 anni di età, pensate un po', era nato nel 1946 ed era il meno giovane del gruppo, ma con l'esperienza veramente eccezionale permise agli AC/DC di trovare in breve tempo la propria dimensione e quello stile un po' grezzo e stradaiolo, definiamolo così, che poi li ha caratterizzato per tutti gli anni a venire fino ai tempi nostri. Il primo album, High Voltage, pubblicato solo in Australia però, venne registrato, pensate un po', in soli 10 giorni, e sebbene mostri un gruppo ancora discretamente acerbo e comunque alla ricerca di un proprio suono, il disco contiene dei pezzi che ancora oggi e tuttora sono apprezzati dai fan, come ad esempio Soul Stripper e She's Got Balls, veramente strepitosi. E fu con l'album successivo, TNT, pubblicato questa volta non solo in Australia ma anche in Nuova Zelanda, che il suono degli AC/DC iniziò a venir fuori alla grande ed in modo veramente prorompente. Alcuni pezzi come It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll e la stessa TNT sono tuttora considerati fra i loro migliori classici, e come altri ad esempio Live Wire e The Jack, davvero strepitoso, e High Voltage sono stati per anni dei punti fermi nelle loro esibizioni, così anche tutti i pezzi precedenti divennero parte del loro album e repertorio dal vivo. Il nuovo batterista Phil Rudd ed il nuovo bassista Mark Evans, che prese il posto anche lui dove tanti si erano alternati, tra cui anche il fratello maggiore di Young, George, e ex Easy Beats, contribuirono così a rafforzare la sezione ritmica. E all'inizio del 1976, grazie anche ad una lunga serie di esibizioni dal vivo, gli AC/DC avevano raggiunto un notevole grado di popolarità in Australia.
però ancora sconosciuti al resto del mondo. Bene cari amici, anche per questa volta vi fermo qui, riprenderemo poi nella prossima puntata con la storia degli AC/DC, ripartendo proprio dal 1976, dove cominciò la loro salita verso il successo internazionale, firmando per la Atlantic Records un contratto e un lungo tour nel Regno Unito e in tutta Europa, dove da lì si aprirono e spalancarono le porte del successo rock planetario. Vi ricordo sempre di ascoltarci qui in Sirius Web Network con Sirius Radio e Sirius Web TV in www.siriuswebnetwork.it. Per quanto riguarda tutte le nostre rubriche, trasmissioni e programmi che vanno in onda nel nostro palinsesto e consultabili anche nel mitico sito che il grande Sirius e Luca hanno restaurato alla grande. E poi vi ricordo le nostre trasmissioni del lunedì sera per questo mese, per le prossime settimane purtroppo non ci sarò, ma gustatevele sempre con il mitico Luca e Sirius e chi altro sarà non solo al mio posto ma anche presente con i vari ospiti. E mi raccomando, be happy, be safe and don't let anybody make you put you down. Let's get rock forever. Ciao a tutti e vi aspetto alla prossima puntata. Grazie per essere al mio ascolto in www.sciencewebnetwork.it. Ciao. Ed infine, per correttezza, onestà e trasparenza, nonché per una maggiore completezza di informazione anche nei confronti di chi ci ascolta, vi ricordo che i brani che state ascoltando in sottofondo nelle ultime puntate di The Rock Band History sono tratti dall'album Fest of Revenge dei francesi Revenge nel sito www.jamendo.com e che le informazioni dei gruppi trattati da The Rock Band History sono liberamente tratte da internet.